Difficile dare una risposta. Io penso che spesso, anzi sempre, dietro le scelte politiche c'è il consenso. E quindi quando io parlavo prima dell'importanza dei giovani, i giovani possono realmente cambiare le cose perché possono avere la possibilità di vivere e vedere attraverso una prospettiva diversa e sensibilizzarsi e quindi cercare poi realmente di cambiare il mondo, rendere un mondo più giusto, più equo. Non ho la possibilità la percezione che ho è che c'è una cultura che genera appunto diffidenza, paura. Dietro le scelte politiche ci sono appunto delle scelte che sono spesso legate al fatto di avere dei consensi e quindi non ho mai considerato appunto non ho mai, come dicevo prima, mi dispiace, ma non ho mai pensato che questo film potesse cambiare le cose a livello politico nell'immediato. Penso che questo sia un film che rimarrà come documento che aiuterà generazioni e generazioni a vedere, come dicevamo prima, da un'angolazione diversa, questo che è il dramma della nostra epoca. E poi mi auguro che si capisca che il futuro è legato sempre di più a una condivisione, a uno scambio tra culture, così come noi abbiamo fatto il film. Il film è l'esempio di come si può lavorare bene insieme. Gli italiani, ragazzi di varie parti dell'Africa, tutti insieme per cercare di fare bene qualcosa. Che poi già avviene in tanti campi, anche in Italia. Punto. Cioè in Italia ne vediamo tanti di sodalizi fra italiani Punto. e Poi noi stranieri. siamo un paese che invecchia e il 70% della popolazione in Africa sono giovani, Certo. quindi è anche un'opportunità per Assolutamente. avere uno scambio che può arricchire entrambi. Sì, Allora. ma credo che il film, con l'aiuto poi di chi realmente ha vissuto queste esperienze, può essere una grande opportunità per i giovani per poter appunto vedere da un'angolazione diversa. A volte prima tanti ragazzi andavano a raccontare la loro storia, adesso possono farlo avendo anche un film che fa vedere, perché una cosa è far vedere certe cose. Io ho incontrato tante persone che hanno lavorato a stretto contatto con ragazzi che sono arrivati, che hanno fatto il viaggio, quindi conoscevano benissimo queste storie che sono tutte diverse e tutte uguali. Però poi mi hanno detto una cosa è sentirle, una cosa è vederle. Questo è il cinema, no? Il cinema, perché il cinema ti fa entrare emotivamente dentro questo viaggio e lo vivi attraverso gli occhi degli attori e quindi ha una straordinaria potenza e va al di là dell'informazione. E quindi insomma siamo molto orgogliosi che il film abbia avuto questo impatto ed è il motivo che ci ha spinto a fare questo film. Ecco, i primi spettatori del film sono stati proprio loro. Per me la cosa più importante era non deludere le loro aspettative. Cioè, volevo che loro si riconoscessero in questo viaggio perché l'abbiamo fatto insieme. E spesso mi è capitato durante questo mio tour di vedere in sala dei ragazzi e chiedergli: voi avete fatto il viaggio? Se no mi dicevano sì, io li facevo venire sul palco e raccontare la loro storia. Sempre in qualche modo corrispondeva. Infine, non ci sono mai state sorprese. Ecco. Quindi siamo convinti di aver fatto un film onesto, questo. Grazie.